Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video. Allora, oggi che cosa parlerò? Che cosa tratterò? Il metodo per arrivare a 20 trazioni, i famosi pull-ups. Allora, questo metodo non lo consiglio a chi ha una o due trazioni, ma è un metodo per chi ha già dalle 6 alle 8 ripetizioni. Questo è per quello che ho provato io sulla mia pelle. Praticamente il metodo consisterà in fare 5x5 di trazioni. Innanzitutto vediamo come si fa la trazione. Allora, ci si appende, stacchiamo i piedi, così, su per argomento, si scende e poi vieni per terra. Non voglio vedere queste cose qua, oppure arrivo così i miei piedi. No, ragazzi, stacco, pum. Una volta che ti stendo le braccia, appoggi i piedi. Tornando al discorso di prima, 5x5 di trazioni. Quindi sono 5 serie da 5, come ho già detto mille volte. Cambierà che cosa? Che tra una serie e l'altra inizieremo con 40 secondi di recupero. Quindi andiamo con le nostre 1, 2, 3, 4. 5, cronometriamo 40 secondi, ok? Dopo 40 secondi si fa con la seconda serie, scendiamo 40 secondi, terza serie, fino a chiudere il 5x5. Ma se voi mettiamo a caso che magari alla terza serie non riuscite più ad arrivare a 5 trazioni, per esempio, magari mi fate una, due e arrivate alla terza inizio, che non salite. Cosa si fa? Non è che si perde tutto, semplicemente si farà solo la negativa e deve essere almeno di 4 secondi. Quindi faccio 1, 2, non ce l'ho più, semplice, saltiamo. Da qui 1, 2, 3, 4, così, fino ad arrivare sempre a 5. E semplicemente, quindi, se non si riesce ad arrivare più a 5 si fa la negativa. Però basta che la serie va sempre chiusa, ragazzi, con 40 secondi di recupero. Pian piano vedete che siete diventati sempre più forti. Quindi se magari prima alla quarta serie arrivate a due trazioni, magari adesso arriverete più, riuscirete a chiudere anche tutta la quarta serie. Piano piano, una volta che riuscirete a chiudere tutto il 5x5 con 40 secondi di recupero tra una serie e l'altra, semplicemente si abbasserà il tempo di recupero. Quindi si ripartirà da capo con 5 serie, dove tra una serie e l'altra si avrà ora 30 secondi di recupero. Fino a quando riuscirete a fare un 5x5 con 20 secondi di recupero tra una serie e l'altra, avrete sicuramente come massimale almeno 20 trazioni. Mi raccomando, provatelo e fatemi sapere nei commenti. Video molto breve.